nell'eventualità in cui si dovesse realizzare quanto richiesto dal PM Bocassini, sarebbe il primo caso nel mondo occidentale di un leader politico escluso dalla politica non per il dissenso degli italiani ma per via giudiziaria. Ma che cazzo sta di... E allora Craxi, testa di minchia, dito sotto Paola, meno male che sei magistrato. Davanti a un'accusa così fragile, così inconsistente e senza prove, davanti a una questa testa di cazzo non è proprio da seguire. Che la persona è coglione. Su un attacco politico contro Silvio Berlusconi, scemo. Contro un leader politico scelto democraticamente da 10 milioni di elettori. Non ve lo tocca nessuno il vostro magnaccio. Che qualcuno voglia usare state buoni. Come tempi supplementari inculati. Delle elezioni. Siete nati e inculate, morirete. Riescono a batterlo. Penso che ciò che sta accadendo sia chiaro a tutti i cittadini, ragionevoli e di buon senso, indipendentemente dall'appartenenza politica. Ciò che è stato fatto ai danni di Silvio Berlusconi è particolarmente grave, perché nel caso del processo Ruby si chiede la condanna di una persona senza che ci sia una vittima, perché Ruby ha più volte dichiarato di non aver avuto alcun rapporto sessuale. Ecco quest'altra vacca, la Gelmini, perché a fonte di centinaia vorresti essere al suo posto, che hanno posto negato Ruby, che in quelle scene sia a fare la puttana come lei. Qualcosa di opportuno, si dà maggior valore a quei 5 testimoni che hanno affermato il contrario, quindi anche dal punto di vista della quantità ma purtroppo Gelmini racchia si nasce. Di tutto questo non si tiene conto. Vi è la volontà ferma di condannare Silvio Berlusconi e si va avanti. Questo è francamente intollerabile, un fatto particolarmente grave. Noi ci auguriamo che la Cassazione... Ti puoi dare a uomini e donne della definizione, Germini, vaffanculo a te. Per i ruoli e per le attribuzioni, l'impressione di una rubidità ambientale nei confronti di Silvio Berlusconi c'è, non è un imputato come tutti quanti gli altri e questo basta per essere critici.